Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica, la domenica abruzzese del ministro dell'interno Matteo Salvini. Infatti è stata condita da diverse polemiche e proteste. Salvini però, che è riuscito a portare in piazza migliaia di persone, tira dritto per la sua strada dicendosi sicuro di portare a casa un ottimo risultato alle elezioni regionali di domenica prossima. Il servizio di Alfredo Primante. Bagni di folla e polemiche sono le due facce della medaglia della domenica abruzzese del vice premier, ministro dell'interno e leader della Lega Matteo Salvini. Tour nella provincia di Teramo per Salvini, che ha toccato Campli, Sant'Egidio, Alba Adriatica, Atri e Giulianova. Ad Atri Salvini è stato accolto dall'installazione artistica di protesta piazzata davanti alla cattedrale, Mani di cartone, per contrastare la politica sull'immigrazione portata avanti dal capo del Viminale. A Giulianova invece ha suscitato più di qualche protesta la maglietta giallorossa indossata durante il comizio, con la società del Real che si è dissociata invitando ad evitare strumentalizzazioni dei colori sociali della squadra locale. Sui contenuti politici Salvini dall'Abruzzo ha divaricato la frattura sulla TAV con il Movimento 5 Stelle. Ma la TAV non serve a Salvini o a lei, se si viaggia più veloce, si inquina di meno e si spende di meno serve agli italiani, non possiamo rimanere isolati rispetto al resto d'Europa. Però ripeto, io sono molto concreto, molto pragmatico, sediamoci a un tavolo e guardiamo i numeri. Sì, 5 Stelle votano sì sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, ci sarà una crisi di governo? No, abbiamo così tante cose da fare che di crisi di governo che di rimpasti non ho voglia di parlare. Successivamente nell'intervista rilasciata a Ludovica Pelliccioni ha parlato anche delle prossime regionali e della contraddizione che li vede al governo con i pentastellati e contemporaneamente avversari per la corsa alla regione Abruzzo. La Lega è diversa dai 5 Stelle, la Lega governa diverse regioni da 10-20 anni, la sanità in Lombardia e in Veneto funziona, le tasse vengono ridotte a livello regionale, mentre il 5 Stelle non sta governando assolutamente nulla, quindi la possibilità di cambiamento per i cittadini abruzzesi, visto che il PD ne ha combinate i cotte e i crude, è evidente. Pensa che la Lega possa essere il primo partito all'interno della coalizione? A me interessa che finalmente i cittadini abruzzesi possano cambiare. Io trovo piazze incredibili da Teramo a Chieti, dall'Aquila a Pescara, quindi c'è un'enorme voglia di cambiamento. Il 10 febbraio potrà esserci il sole o potrà nevicare, ma c'è voglia di un Abruzzo che rialza la testa. Poi se la Lega è il primo o il secondo partito non mi interessa, però sono orgoglioso del fatto che nella Lega tanti abruzzesi abbiano ritrovato fiducia e speranza. L'80% degli 800 immigrati accolti in provincia di Teramo nei centri di prima accoglienza e in quelli di integrazione rischiano la clandestinità con il nuovo decreto sicurezza. C'è grande preoccupazione tra gli operatori. La CGIL di Teramo organizza un focus sui futuri effetti sociali prodotti dal decreto. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. I primi effetti del decreto sicurezza voluto dal governo come regola all'immigrazione non sono ancora valutabili, ma c'è grande preoccupazione in provincia di Teramo per il futuro dei quasi 800 immigrati accolti e distribuiti sul territorio. Nel teramano ci sono 10 CAS, centri di prima accoglienza, e 2 SPRAR, centri di integrazione. Il timore degli operatori è che a causa del nuovo decreto l'80% di questi ragazzi a giorni si ritroverà in strada, senza protezione umanitaria, senza la possibilità economica di rientrare nel proprio paese di origine e senza la possibilità di trovare un lavoro, clandestini alla possibile mercé della malavita. Questi ragazzi che fine faranno? Allora, purtroppo dopo il decreto sicurezza molti si ritroveranno per strada, perché purtroppo il nostro è un centro di prima accoglienza, quindi rimangono da noi fino a quando non si definisce l'iter giudiziario per avere la protezione internazionale. Dopo la decisione della commissione territoriale o del tribunale sui loro ricorsi, quelli che avranno la protezione internazionale dell'asilo politico o la protezione sussidiaria avranno diritto di accedere allo SPRAR. Gli altri con la protezione umanitaria purtroppo non avranno più questa possibilità e da un giorno all'altro si ritroveranno per strada. Chi sono questi ragazzi? Sono soprattutto ragazzi africani, il gruppo più consistente nigeriano, però diciamo dell'Africa subsahariana.
e poi una piccola minoranza di ragazzi bengalesi. E per strada cosa faranno? Dove andranno? Questi sono gli effetti del decreto sicurezza, che invece di produrre sicurezza per i cittadini e per i ragazzi titolari di documenti, produce insicurezza. La CGIL Teramana ha organizzato un focus sul nuovo decreto sicurezza, anche per realizzare una mappa completa dei servizi presenti sul territorio e per ascoltare le esperienze degli operatori e degli immigrati. Abbiamo messo insieme, invitato molti degli operatori che stanno nel territorio e che hanno esperienza diretta nella gestione dell'immigrazione, perché in questi ultimi tempi purtroppo continuamente si parla di immigrazione, si parla di insicurezza e probabilmente a sproposito. Intanto in provincia di Teramo si moltiplicano le proteste contro una politica che sembra trattare il problema dell'immigrazione con una buona dose di cinismo. Ed ecco così apparire durante i comizi di Salvini a Sulmona e ad Atri installazioni che ricordano gli annegati in mare e il monito del poeta abruzzese Ovidio: empio è colui che non accoglie lo straniero. Conoscere il territorio, le sue criticità e i punti di forza. L'Aquila più Europa ha incontrato i cittadini, presente il segretario nazionale Benedetto della Vedova, il servizio di Germana Dorazio. Far conoscere l'Aquila più Europa è stato il primo obiettivo centrato nell'incontro organizzato dai candidati aquilani della lista più Abruzzo con Legnini. Io vorrei che questo incontro fosse non tanto un appuntamento elettorale quanto un'occasione per riportare l'Aquila al centro della politica nazionale, al centro del dibattito e consentire a chi viene qui, ai leader nazionali che quindi hanno una responsabilità politica di carattere nazionale, di conoscere il nostro territorio, di conoscere l'Aquila, anche le criticità che noi aquilani affrontiamo quotidianamente e tutto l'Abruzzo interno, perché poi le altre componenti della lista rappresentano anche le altre parti dell'Abruzzo interno e quindi il nostro obiettivo è quello di anche far conoscere l'Abruzzo a più Europa. I temi nazionali, tra i quali ambiente, immigrazione e fisco, trovano soluzione solo se, partendo dai territori, vengono poi affrontati su scala europea. Su questa base è intervenuto all'incontro anche il segretario nazionale di più Europa, Benedetto della Vedova. E io credo che da queste elezioni usciranno dei segnali importanti, ripeto, in parte e soprattutto magari per il governo della regione, ma anche uscirà il segnale di un'Italia che dopo tutta questa straordinaria e potente ridda di voci, di annunce, prende atto che purtroppo l'Italia non sta meglio di un anno fa o di 6 mesi fa o di 7 mesi fa. L'Italia è in recessione, siamo fermi a una discussione legata per esempio all'immigrazione, al processo Salvini, ma non è quello di cui abbiamo bisogno, l'economia si è fermata. Ospite dell'incontro anche Enrico Boselli, socialista in appoggio a più Europa e già deputato europeo, il quale sottolinea l'importanza delle elezioni regionali per l'Abruzzo e come chiave di lettura per la politica nazionale. È il primo vero voto dopo la vittoria del governo di 5 Stelle Lega. E quindi è un metro molto importante per giudicare quanto gli italiani hanno capito e mi auguro abbiano capito bene, insomma. In più avete una candidatura come quella di Legnini che è molto importante e che parla a tantissimi abruzzesi. Per tutte queste ragioni è un voto importante. Cambiamo argomento adesso. Radunate ancora una volta davanti all'ingresso del polo produttivo Brioni di Penne le sigle sindacali che continuano a denunciare un atteggiamento di muro della proprietà nei confronti dei lavoratori per quanto riguarda il contratto nazionale di lavoro. Ma non è l'unico problema, visto che i dipendenti in debito del Monte Ore si sono visti recapitare dalla proprietà delle lettere con un calcolo monetario di questo debito del servizio di Vestina News. Continuano i problemi qui nell'azienda Brioni, Roma Style di Penne, si cerca comunque di andare avanti, ma che cosa sta succedendo?
Niente, praticamente c'è una rottura fra le sigle sindacali e l'azienda per un accordo che noi non abbiamo voluto rifirmare perché c'erano delle cose che a detta nostra si potevano migliorare e quindi l'azienda ha posto un veto e quindi noi ci siamo un attimino fermati. E da questo è scaturito un comportamento unilaterale dell'azienda con dei licenziamenti individuali e con delle prese di posizioni anche per quanto riguarda i pagamenti delle ore di permesso delle persone e abbiamo chiesto comunque di attenersi a quello che era il contratto nazionale del lavoro, però l'azienda in questo ha posto un muro e quindi dobbiamo vedere adesso come andare avanti e come risolvere la situazione. Basti pensare, l'ultima azione che sta facendo l'azienda è consegnare delle lettere a dei lavoratori che hanno banca ore negativa, quindi un debito, ricordando il debito e facendo il calcolo monetario appunto di questo debito, però per contro non sta facendo la stessa cosa con i lavoratori che invece hanno un credito nei confronti dell'azienda e quindi non capiamo questo atteggiamento. E questa diversità tra banca ore negativa e positiva è proprio dovuta alla scarsa organizzazione che la dirigenza ha dimostrato in questi ultimi anni. Siamo in piena confusione e vogliamo chiarezza. Vogliamo chiarezza perché così altrimenti non si può andare avanti. Avete chiesto un altro incontro all'azienda per capire quali sono le situazioni da affrontare e quali saranno gli sviluppi futuri? No, noi nell'ultimo incontro avvenuto nello scorso mese di gennaio abbiamo chiesto di incontrarci nuovamente con l'azienda e hanno detto che ci facevano sapere loro quando, perché non era prefissato un altro incontro con l'azienda. Cambiamo argomento, mareggiata in Abruzzo con danni lungo tutta la costa della regione. Fra le zone più colpite c'è la spiaggia di Pineto dove la situazione è drammatica. Paolo Renzetti. L'Abruzzo fa la conta dei danni dopo le eccezionali mareggiate del weekend che hanno interessato quasi l'intero litorale da Martinsicuro al Vastese. Un evento eccezionale per portata e durata con danni ingenti che hanno messo in ginocchio balneatori e amministrazioni comunali. Tra le zone più colpite, quella di Pineto. La regione sta portando avanti un progetto che è il progetto Ancora, dove ormai si pensa a protezioni un po' più risolutive, che sono quindi le protezioni rigide. Io dico la verità, Pineto ha sempre voluto evitare questa cosa in passato perché il mare aperto è molto più bello, però ormai dobbiamo pensare anche alla protezione delle nostre attività e delle nostre abitazioni. Già da ieri si era registrato l'intervento della regione e questa mattina il dirigente ad interim del settore opere marittime Franco Gerardini ha iniziato i primi sopralluoghi per la valutazione dei danni. E qui rileviamo la necessità di posizionare dei massi con delle radenti che possano mettere in protezione queste infrastrutture. Innanzitutto bisogna lavorare insieme tutti, operatori, comune, regione, insomma, per avere all'unisono intenzioni chiare ed efficaci. E questo ci consentirà di fare prima della stagione tutti gli interventi necessari. Su quanto accaduto nelle ultime ore è intervenuto anche il candidato presidente per il centrodestra alla regione Marco Marsilio, che ha effettuato un sopralluogo sul litorale di Silvi con il sindaco Andrea Scordella. Oggi abbiamo avuto la prova provata che non si trattava di, come dire, di ululati o di allarmismi, ma di un problema reale, concreto e presente. Qui a Silvi con l'aggravante, perché mentre ieri ad Alba Adriatica non si è ancora capito se esistano progetti e dove sta questa scheda progettuale, in quale cassetto di quale ministero, qui abbiamo l'assurdità di progetti pronti, approvati, finanziati, parte dei lavori già fatti e non a caso dove sono stati fatti la mareggiata non ha colpito e ha risparmiato gli stabilimenti. Qui non parliamo dei danni che si sono verificati in maniera eccezionale, qui parliamo dell'incuria della regione Abruzzo, perché è impossibile che in sei mesi di tavoli, tutto pronto, manca una firma e non si riesce a dare in gara d'appalto questo tratto. Torniamo all'Aquila adesso, dove c'è una nuova ondata di furti in città e allora ci sono controlli massicci da parte delle forze dell'ordine.
sembra essere ripresa l'ondata di furti e tentati furti in città. Nella scorsa notte da Coppito sono arrivate diverse segnalazioni di tentativi di intrusioni sempre nella stessa palazzina, che sembra a quanto pare essere presa di mira spesso dai ladri. E sempre da Coppito, solo qualche notte fa, una giovane si è ritrovata al ritorno a casa il ladro sulla terrazza, che l'avrebbe anche minacciata, ma che poi, come ha raccontato la ragazza, si è dato alla fuga. Negli ultimi giorni sono stati segnalati anche furti di autovetture, in particolare una a Pagliari di Sassa, ma sembrerebbe che ci siano stati anche altri episodi. Nei giorni scorsi ad essere preso di mira è stato in particolar modo il comune di Scoppito, dove da un'abitazione sono stati portati via dei monili d'oro, ma sono state segnalate anche persone sospette a Madonna della Strada, che giravano a piedi facendo luce all'interno delle case con i cellulari. Le forze dell'ordine controllano come possono il territorio. La questura due volte a settimana, ad esempio, si serve anche dell'ausilio del reparto prevenzione crimine di Pescara. Proprio grazie a questo supporto, poche notti fa, una volante è intervenuta subito nella zona della villa comunale, evitando il peggio. Erano stati gli stessi cittadini a segnalare una macchina sospetta alle forze dell'ordine. I ladri si erano introdotti in una casa d'arretro, ma infastiditi dai vicini di casa, sono fuggiti a piedi, lasciando la macchina lì, un'Audi grigia. Si è poi scoperto che era stata rubata il 21 gennaio a Foligno, sequestrata dalla polizia per essere restituita ai proprietari. Le forze dell'ordine invitano comunque i cittadini alla collaborazione, perché a volte sono proprio le segnalazioni della gente ad essere di grande aiuto a loro. E adesso, come ogni lunedì, apriamo l'ampia pagina di sport. Chiaramente partiamo dalla Serie B, notte da incubo per il Pescara, che ieri ha subito una sconfitta pesantissima all'Atletico Cornacchia per mano del Brescia 1-5. I biancazzurri falliscono un paio di palle gol all'inizio gara, poi vengono travolti dalla squadra di Corini, che va a segno tre volte nel primo tempo e due nel secondo. La reazione del Delfino porta al solo gol di Monachello, contestata dai biancazzurri, la direzione di gara di Aureliano di Bologna. Il servizio di Paolo Renzetti. Crolla il Pescara sotto i colpi di un Brescia cinico e spietato, diversamente da un Delfino sprecone mai come in questa parte di stagione. Serata nera per i biancazzurri, che hanno fallito sullo 0-0 due occasioni per passare prima di subire gol delle rondinelle, a cui è girato tutto a favore. È finita 5-1 allo stadio Adriatico con la manita dei Lombardi sugli abruzzesi, che devono però soprattutto recitare il mea culpa per i tanti errori commessi in attacco ma anche in difesa. Con l'organico praticamente al completo, Pillon non abdica dal suo 4-3-3, con in difesa i soliti 4 e a centrocampo il rientrante Brugman al fianco di Memushai e Canutè. In avanti a sorpresa con Marras e Mancuso c'è Capone, non Antonucci. Nel Brescia, rispetto alla gara con lo Spezia, Corini ritrova il portiere Alfonso, che sarà il migliore nella sua squadra. Di fronte a poco più di 6.000 spettatori arbitra Aureliano di Bologna. Inizia bene il Brescia, ma al quinto è Mancuso a divorarsi il vantaggio tutto solo davanti ad Alfonso, mancando un gol praticamente fatto. All'ottavo Marras se ne va sulla destra e poi va a concludere da posizione defilata, mandando il pallone al lato anziché provare a servire a centro area ancora Mancuso. Sciupone il Delfino, che gioca quasi in contropiede. I ragazzi di Pillon sembrano ispirati, anche se al 19° Canutè in area di rigore abruzzese va a commettere fallo su Spalek, provocando uno sciocco rigore dagli 11 metri. Donnarumma non sbaglia, segnando la 19° rete stagionale, portando in vantaggio la sua squadra. Doccia ghiacciata per i biancazzurri sotto immeritatamente e che cercano subito di reagire con Memushai, che su punizione al 23° dai 25 metri mette la palla di pochissimo al lato. La partita è vibrante con gli ospiti, che al 32° trovano però il raddoppio con un altro ex Romagnoli, che su punizione di Tonali sotto misura davanti a Fiorillo, ma in fuorigioco, mette il pallone alle spalle del portiere biancazzurro. Dopo la fortuna di Livorno, la dea bendata si vendica degli abruzzesi, che al 38° così subiscono il tris di Bisoli, che sul lancio di Ndoi mette alle spalle di Fiorillo. Punizione severa per i biancazzurri, che dopo il rigore non riescono più a rialzarsi, anche se al 42° prima Romagnoli dice no a Mancuso e poi c'è un fallo in area bresciana su Scogliamiglio non ravvisato dal direttore di gara. Partita che non regala un attimo di sosta, con Brugman che poi su punizione trova al 44° la respinta di Alfonso prima del palo di Torregrossa al 44°. Finisce così il primo tempo e nella ripresa
c'è un palo di Marras su conclusione deviata. Fra i biancazzurri c'è Monachello in campo per Capone con il Pescara a trazione anteriore. Al settimo è proprio l'ex Ascolano di testa ad alzare sopra la traversa, ma che sia per usare un eufemismo una serataccia si capisce al decimo, quando Balzano colpisce il pallone con la mano in area. Secondo rigore per gli ospiti con Torregrossa che fa 4-0. Gara incredibile visto che al dodicesimo Monachello di testa mette ancora alto, continuando a litigare con il gol così come tutti i suoi compagni. L'attaccante però si riscatta poco dopo segnando la rete dell'1-4. Partita davvero incredibile con il Pescara che continua a mancare occasioni, come al sedicesimo quando Alfonso respinge una punizione di Brugman. Nonostante tutti i problemi la squadra di Bepi Pillon preme con insistenza, trovando al 25esimo ancora l'ennesima parata del portiere lombardo. Il trascorrere dei minuti non gioca a favore dei biancazzurri che al 33esimo poi con Mancuso arrivano ad un passo dal 2-3, ma non è serata e si vede, e così il finale regala altro veleno con il quinto gol di Torregrossa al 93esimo e l'arrivo così della quinta sconfitta stagionale, seconda casalinga, alla vigilia della doppia trasferta di Foggia e Crotone. E allo Zaccheria domenica prossima nell'infocato Catino Pugliese mancheranno Gravion e Del Grosso per squalifica. Sconfitta per il Pescara, sconfitta anche in Serie C per il Teramo tra le mura amiche contro la Feralpisalo sabato pomeriggio, anche se una delle note, poche note liete di sabato per il Diavolo, è l'intesa che sembra già sbocciata tra i due attaccanti, Saveriano Infantino e Giacomo Zecca, per il neo arrivato, primo gol con la nuova maglia e con un numero sulle spalle modificato in corso d'opera. Vediamo. Forse abbiamo avuto un calo di tensione nei primi minuti del secondo tempo, però abbiamo fatto secondo me un'ottima gara contro un avversario forte, peccato per la sconfitta, dobbiamo penso ripartire dal come abbiamo fatto il primo tempo e dopo i due gol, quindi perché c'è stata la voglia e la cattiveria per agguantare di nuovo il risultato, però va bene, è andata così. Cercheremo la prossima settimana di rifarci. Cosa vediamo? Ti abbiamo visto duettare in più di una circostanza con Zecca, anche molto bene, eppure non vi conoscevate prima del tuo arrivo a Teramo. Possiamo dire che il Teramo, la sua coppia d'attacco, l'ha trovata questo pomeriggio? No, certo, abbiamo fatto duettato benissimo con Zecca, ci siamo trovati bene, però giustamente queste sono cose del mister, non ho mai avuto problemi con nessun attaccante. Almeno dal punto di vista scaravanti, con la numero 7 ti ha portato bene per questo cambio in corso, dalla 11 sei passato alla 7. Per colpa tua ho cambiato già il numero, quindi purtroppo ha portato bene, sì, dai, meglio la 7 a questo punto. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara e abbiamo fatto anche diverse azioni che potevano tramutarsi in gol. Purtroppo nel secondo tempo abbiamo avuto 10 minuti di blackout di squadra, abbiamo subito due gol su due disattenzioni. E per il resto anche nel secondo tempo comunque dopo abbiamo continuato a spingere e anche se non abbiamo creato molto comunque siamo sempre stati quasi nella loro metà campo. Quindi ci dispiace molto questa sconfitta, però sappiamo che abbiamo i mezzi per vincere le partite e quindi dobbiamo ricominciare subito da sabato prossimo. Come ti sei trovato con Infantino? Ma lui non è statico, comunque è un punto di riferimento davanti, però si muove molto anche lui. Quindi con io che so muovermi molto sulla linea del fuorigioco mi trovo molto bene. E poi abbiamo anche fatto qualche combinazione a due, quello che ci chiede il mister, quindi oggi mi sono trovato molto bene. E adesso scendiamo in Serie D, ieri giornata numero 25 di campionato, vediamo il treno dei servizi, partendo dalla sconfitta interna, seppur immeritata, del Francavilla contro il Cesena, servizio di Ania Cantagalli, e poi due pareggi in terra di Romagna, quella del Notaresco contro la Savignanese 1-1, servizio di Stefano Recanati, e poi quella della Vastese sul campo del Forlì con lo stesso punteggio 1-1, Roberta Di Sante, vediamo. Una sconfitta che prima della gara sulla carta poteva anche starci, ma il 2-1 del Cesena al Valle Anzuca fa invece male al Francavilla, che ha tenuto testa la prima in classifica, salvo poi pagare a caro prezzo un errore individuale.
Assenze importanti dall'una e dall'altra parte. Rachini deve fare a meno di Bedin e Banegas, oltre all'infortunato di lungo corso Palumbo. Angelini invece rinuncia a Benassi, Fortunato e Biondini. Solito 4-3-3 per il Francavilla, con Bellanca confermato a centrocampo ed il tridente Montagnoli, Dos Santos e Mancini. Dall'altra parte Ricciardo è supportato invece da Tola, Tortori e Alessandro. Mancini è il più attivo dei suoi nel primo tempo e lo fa vedere subito all'ottavo minuto, quando ruba palla a De Feudis e fa partire un tiro di poco alto sulla traversa. A squadre come il Cesena però non va concesso il minimo errore, ed invece al quindicesimo il cross di Danilo Alessandro premia Ricciardo, che è bravo a liberarsi della marcatura e portare avanti i bianconeri. 10 minuti più tardi Tortori vede l'inserimento di Campagna, che va al tiro col mancino di poco al lato. Ancora Cesena 3 minuti dopo, quando ci pensa un doppio spacco a dire di no prima ancora a Campagna e poi sulla respinta ad Alessandro. 5 minuti prima di rientrare negli spogliatoi, Mancini è ancora protagonista quando raccoglie un assist di Samuel Di Renzo e prova di rovesciata a beffare agli arti, attento però sul palo più lontano. Al 43esimo lo stesso Mancini va a terra con Valeri, che viene ammonito dal direttore di gara, mentre il Valle Anzuca chiede il rosso diretto per il terzino ospite. Rachini inizia la ripresa dando le chiavi del centrocampo a Mele e spostando sulla sinistra Milizia. La mossa dà i suoi frutti per il pareggio giallorosso. Montagnolo inizia l'azione, vede proprio Milizia largo sulla sinistra, che fa partire un cross al bacio che Dos Santos gira sul palo più lontano per il pari dei padroni di casa. Al 18esimo reazione del Cesena con Tortori, che entra in area e mette sul secondo palo per Alessandro, anticipato però in maniera provvidenziale da Samuel Di Renzo. E Bellanca poi a testare i riflessi di Agliardi, che risponde presente sul tiro del centrocampista giallorosso. Al 34esimo è ancora Francavilla, con Dos Santos che raccoglie un errore degli ospiti per partire in contropiede. L'attaccante dialoga con Mele, che gli riconsegna la sfera, ma Dos Santos poi viene chiuso in angolo. Il Cesena torna però avanti al 39esimo. Valeri da calcio di punizione indovina infatti l'angolino alla sinistra di Spacca, con palla calciata non molto forte che passa sotto la barriera. Il Francavilla però ci prova fino alla fine. Agliardi attento nel recupero quando Boloca fa partire un tiro deviato messo in calcio d'angolo proprio dall'estremo difensore del Cesena. La gara poi finisce così, con il Cesena sempre più primo ed un Francavilla deluso dopo una buona prestazione. Non basta il 13° gol di Santiago Minella al Notaresco per aggiudicarsi tutta la posta in palio a Martorano contro la Savignanese. Formazione annunciata quella di mister Cudini, obbligata a riscattare l'opaca prestazione di domenica scorsa contro l'Avezzano. C'è il solito Blando in fase di regia. Il reparto avanzato è affidato a Minella, Moretti e Laringe. Assenti Ruci, Fiscaletti e Mozzoni. La Savignanese, prima squadra a dare un dispiacere alla truppa di Cudini in campionato, non perde dalla sfida casalinga con il Francavilla e si schiera con il 4-2-3-1 con Manuzzi al centro dell'attacco. Arbitra Marco Pelletti di Crema. Subito in palla la squadra di casa, che al terzo minuto ci prova dalla distanza dopo un errore di impostazione del Notaresco, ma il tiro di Manuzzi Riccardo finisce di poco alto. Pressa alto la squadra romagnola, che al 13esimo ci prova ancora con Brighi, ma il tiro dal limite non inquadra lo specchio della porta di Monti. Un minuto più tardi si sveglia il Notaresco con Bomber Minella, ma il suo tiro dal limite dopo la sponda di Moretti fa la barba al palo. Si fa vedere ancora il Notaresco al 20esimo con Laringe, che riceve bene da Moretti, ma sul secondo palo il numero 7 conclude debolmente, ma il preludio al gol che arriva un minuto più tardi con Minella, errore in uscita della squadra di casa con Moretti, che ne approfitta e con un cross al bacio pesca Minella al centro dell'area ed è bravo a stoppare e trafiggere centralmente Pazzini per il 13esimo gol personale. Non tarda ad arrivare la reazione della Savignanese al 28esimo con Succi, che riceve da calcio d'angolo, ma il suo tiro viene respinto da Monti sul facile tapin fermato in fuorigioco Manuzzi. La partita vive una fase di stallo alla mezz'ora, ma al 40esimo si fa vedere in avanti la squadra di casa con Peluso, che è servito in profondità, viene murato in angolo da Capitan Salvatori, ma sul finire del primo tempo c'è una mischia in area romagnola con Laringe, che viene fermato da Pazzini, e poi sulla ribattuta Moretti viene murato in angolo sul corner e Minella a concludere di poco al lato. La ripresa si apre subito con un cambio per i romagnoli, con Rossi che lascia il campo a Battistini. Al quinto in avanti si fa vedere la Savignanese su calcio di punizione, Riccardo Manuzzi che con il mancino disegna una parabola pericolosa, sventa con un ottimo intervento Monti. La squadra di casa preme in questi primi 10 minuti
minuti e viene premiata con il gol su calcio di rigore, fallo in area di Bontà su Vanti. Per il direttore di gara non ci sono dubbi ad indicare il dischetto della trasformazione, se ne incarica Longobardi che angola bene il tiro e pareggia il parziale. Due minuti più tardi però il notaresco ha l'occasione di nuovo per il vantaggio, ma tra la ringe e il gol c'è l'ottimo intervento di Pazzini che devia in corner. Preme ancora il notaresco oggi in maglia verde fluo che va vicino al gol con Candellori che spezza il possesso romagnolo in mezzo al campo e conclude ma è super la risposta di Pazzini che salve suoi in angolo. Ancora notaresco al 36esimo con Salvatori che incorna bene da angolo con Pazzini che salva ancora una volta i suoi. Finisce così la gara con un pareggio tutto sommato giusto tra le due compagini con la banda di Cudini che ai punti avrebbe meritato qualcosina in più. Domenica prossima per il notaresco al Savini arriva la San Maurese. Finisce senza vincitori né vinti al Morgagni di Forlì dove la Vastese, autrice di un buon primo tempo, subisce il ritorno dei romagnoli nella ripresa. Ne viene fuori un 1-1 che muove poco la classifica ma permette agli aragonesi di tenere alle spalle una diretta concorrente per la salvezza. 4-3-3 per i due tecnici, Protti sostituisce l'infortunato Ferrario con Vesi in difesa e con Cortesi squalificato si affida al tridente composto da D'Angeli, Graziani e Ambrosini. Assenza pesante in casa Vastese con Montani che è costretto a rinunciare al capocannoniere del campionato Vito Leonetti, assenza che si aggiunge a quella di Giampaolo. Così Montani si affida al capitano Nicola Fiore e Conè che sostengono il riferimento avanzato Sciba. La Vastese approccia bene la partita al quinto rasoterra da fuori di Stivaletta che termina di poco al lato a cui fa eco la girata di prima intenzione di Sciba al 14esimo. I biancorossi abruzzesi cercano di fare la gara impostando il proprio gioco ma il Forlì chiude bene tutti gli spazi. Botta e risposta al 32esimo, l'ex Capellupo mette in mezzo Cascione nel tentativo di liberare, spedisce di poco fuori sul capovolgimento di fronte. Cenci va alla conclusione dal limite che, deviata, termina fuori di un soffio. Insiste la Vastese al 39esimo, punizione di Capellupo e colpo di testa di Stivaletta. La deviazione centrale però è preda di Aglietti. La gara si sblocca al 41esimo, la Vastese recupera palla al limite della propria area di rigore e fa partire il contropiede. Scambio con Stivaletta, Fiore che con un preciso raso terra supera Aglietti per l'1-0 ospite tra le proteste del pubblico di casa per la posizione del capitano aragonese. Immediata la risposta del Forlì che al 43esimo sfiora il pareggio da due passi con Cenci per poi concretizzarlo in extremis con il colpo di testa di Graziani che insacca sul primo palo il traversone dalla sinistra di Ambrosini. Si va così al riposo sul parziale di 1-1. Nella ripresa l'inerzia della gara cambia, il Forlì con il passare dei minuti cresce e prende in mano le redini della partita mentre la Vastese non è più lucida come nel primo tempo. All'ottavo Ambrosini ci prova da calcio piazzato spedendo alto e poi dalla grande distanza ma Patania è attento. Protti cambia modulo passando al 4-4-2 e gli aragonesi subiscono il ritorno dei romagnoli. Al 31esimo ancora l'ex Teramo conquista un buon calcio di punizione che però viene deviato in corner dalla barriera. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina Vesi va vicinissimo al sorpasso con Patania che si salva come può. Ancora apprensione al 37esimo quando Sbardella devia in angolo la girata di Graziani e sugli sviluppi del corner la difesa va in affanno. Montani prova ad inserire forze fresche gettando nella mischia prima Ferrara per Conè, poi Russo in luogo di Fiore, ma l'inerzia non cambia e al 43esimo è ancora il Forlì ad avere l'occasionissima del 2-1, ma Del Sante in scivolata non aggancia di un soffio. Dopo 5 minuti di recupero la Vastese può così tirare un sospiro di sollievo. Gli aragonesi strappano un punto pesante in vista dei prossimi impegni ravvicinati, rammarico invece in casa Forlì per non essere riusciti a centrare l'intera posta in palio. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Il prossimo aggiornamento alle ore 19. È tutto, buona giornata.